Ciao a tutti e bentrovati su Stargate, vita da sinologi. Io sono Alessandra e oggi vi voglio parlare di Sun Tzu, l'arte della guerra, dopo la sigla. Sun Tzu Ping Fa, questo è il titolo originale dell'opera, che noi abbiamo tradotto in italiano come L'arte della guerra di Sun Tzu. Sun Tzu Bing Fa ha una traduzione incerta in realtà. Bing sta per guerra, soldato, e Fa sta per arte, compendio. Per cui potremmo anche tradurre L'arte della guerra di Sun Tzu o L'arte del soldato di Sun Tzu. Si tratta della pietra angolare di un compendio di sette classici tradizionali del pensiero cinese bellico e non solo, che viene chiamato in lingua originale Wu Jing Qi Shu, ovvero i sette classici dell'arte militare. Come vi dicevo prima, come intuirete dal titolo, si tratta più o meno di un testo militare le cui origini risalgono al IV secolo a.C. Il testo è diviso in 13 capitoli, un capitolo per ogni tema. L'origine intorno al IV secolo in realtà è piuttosto nebulosa nel tempo perché fino al I secolo a.C. il testo viene tramandato solo oralmente. Ed è dal I secolo a.C. in poi che cominciamo a trovarne forma scritta. La prima copia scritta risale alla Biblioteca Imperiale di Qin, dove si trova appunto un primo testo rudimentale scritto su delle strisce di bambù srotolabili incise con una punta metallica, in modo da conservarne la traccia incisa, la traccia scritta appunto. Il testo si diffonde nei secoli successivi per tutta l'Asia, ma solo alla fine dell'Ottocento viene conosciuto dall'Occidente grazie all'opera degli antropologi inglesi. E soltanto negli ultimi 50 anni viene considerato anche come testo di più ampio respiro, oltre alla semplice tema bellico, tema militare. Il presunto autore è appunto Sun Tzu, un generale, quasi ormai una figura mitica della storia estremo-orientale, della storia cinese, un generale vissuto tra il V e il VI secolo a.C. Si tratta infatti di un periodo di grande tumulto politico e sociale in cui i contenziosi tra stati vicini non erano affatto insoliti e per questo il tema bellico, il tema dell'arte militare era assolutamente di altissimo interesse. Si tratta di un periodo precedente all'unificazione dell'impero, quindi precedente alla famosa data di cui vi ho già parlato in altri video, il 221 a.C., con la fondazione della prima dinastia, la dinastia Qin, quella di Qin Shi Huangdi per intenderci dei guerrieri di terracotta, in cui la situazione politica era molto focalizzata sulla rivalità tra stati confinanti e non, per contendersi il dominio di tutto il territorio cinese. Si tratta di un manuale del tutto particolare. Leggendo attentamente il testo, vi renderete conto che agli occhi di un lettore occidentale c'è qualcosa che non va. Noi siamo abituati a intendere i testi come lineari, scritti con un inizio, uno sviluppo e una fine, quello un po' che ci hanno insegnato anche a scuola, se vogliamo, per sviluppare un tema o per sviluppare un pensiero. Siamo abituati a un pensiero logico e conseguenziale e questo testo non presenta nessuna di queste caratteristiche.
Si tratta di un testo che può essere letto anche nei suoi singoli capitoli e addirittura anche nelle singole affermazioni. Sembra si muova quasi per aforismi, sembra un testo di massime, non ci sono delle affermazioni perentorie, o comunque anche quando ci sono delle affermazioni perentorie spesso vengono smentite. Non troviamo nessuno schema bellico e militare, non troviamo nessuna descrizione di armi, eserciti, nulla di quello che ci si aspetterebbe da un manuale militare, naturalmente. Questa struttura di pensiero e il modo in cui è strutturata l'opera ci dice qualcosa di molto interessante. La prima cosa ci racconta della struttura di pensiero cinese in particolare ed estremo orientale in generale, che è un pensiero sincretico in cui lo yin e lo yang convivono, in cui una cosa può essere contemporaneamente bianca e a tempo stesso nera e non necessariamente i due aspetti debbano entrare in conflitto. Quindi si tratta di un pensiero che ha le caratteristiche del pensiero sincretico. E la seconda cosa importante che ci suggerisce questa struttura e questo testo è che il più antico manuale di guerra della storia dell'umanità in realtà non è un manuale di guerra. Si tratta più nello specifico di un testo filosofico che si occupa della gestione dei conflitti, di come gestire un conflitto. Questo stile è uno stile che di per sé sarebbe applicabile a tutti gli ambiti della vita, a voler ben vedere. Il linguaggio, infatti, è un linguaggio molto particolare. Non è un linguaggio immediato, è un linguaggio piuttosto criptico ed è stato difficilissimo da tradurre. Chi ha tradotto in lingua occidentale ci dice che prima ha dovuto tradurre in inglese, che è una lingua più immediata rispetto alle lingue latine, per poi tradurlo in italiano. Spesso infatti questo testo si accompagna a compendi che ci aiutano a tradurre le traduzioni, e anche per i testi in lingua originale sono necessari dei compendi o comunque dei commentari che ci aiutino a entrare nella profondità della parola. Questo vale soprattutto anche per la lingua cinese, che spesso traduce in immagini il pensiero e la cultura relativa a quel pensiero. Il primo commentario della storia di Sun Ze Binfa, cioè dell'arte della guerra, è ad opera dello storico Sima Qian, vissuto nel 145 a.C. Quindi si tratta di un testo che da subito, dagli albori della sua traduzione in parola scritta, ha necessitato di commentari. Io personalmente ne ho in casa questa copia, che è edita da Mondadori. Sun Ze, l'arte della guerra, non si vede molto bene, però non è l'edizione che vorrei, nel senso che vorrei acquistarne presto un'edizione con testo originale a lato. Da sinologa, questo perché naturalmente mi aiuterebbe di più ad entrare nello spirito della traduzione e della cultura che c'è dietro questo tipo di linguaggio. Io vi consiglio una traduzione, un'edizione con un testo comunque originale a fronte, perché può sempre capitarvi qualche commentario che vi aiuta a addentrarvi nei meandri della lingua originale, anche se non conoscete bene il cinese, cosa che prima o poi vi auguro di imparare. Il contenuto dell'opera è di sfondo taoista, che è la filosofia più antica a cui noi possiamo fare riferimento rispetto alla Cina e rispetto all'Estremo Oriente in generale. E ci racconta appunto dell'arte di risolvere e di affrontare i conflitti evitando l'aggressione. Il destinatario di tutta l'opera è un generico saggio comandante che per tutto il testo si trova sempre a suo agio anche nel caos. Come fa a fare questo? L'opera verte su tre elementi fondamentali: conoscere se stesso, conoscere
il nemico, comunque conoscere l'altro e conoscere il terreno di scontro. Infatti, per tutta l'opera viene affermato che il saggio comandante conosce se stesso e quindi riesce a valutare la realtà di fronte a sé nella maniera più oggettiva e serena possibile, e di conseguenza riesce a valutare le caratteristiche dell'avversario e del terreno di scontro, potendo poi decidere la strategia che più si confà a quelle che è il momento e la persona che ha di fronte. Si tratta nello specifico di conquistare intero e intatto il nemico. Infatti, la filosofia dell'arte della guerra ci dice che per costruire qualcosa su quanto abbiamo conquistato, l'ideale sarebbe non distruggere nulla. Quindi non distruggere le proprie risorse e non distruggere le risorse del nemico. Per cui costruire su qualcosa che non è stato devastato è molto effettivamente più semplice che non farlo su qualcosa che è stato completamente distrutto. In breve, Sun Tzu ci racconta dell'arte di sconfiggere il nemico senza aggredire. E dove per sconfiggere e conquistare intendiamo, Sun Tzu intende integrare a sé, entrare in armonia con il nemico. Viene utilizzata proprio una parola che non è sconfiggere inteso come radere al suolo, come deturpare, ma come far parte del proprio, portare a sé. Questa è la parola che viene utilizzata. Si tratta, in breve, dell'arte di vincere la guerra senza fare la guerra. Ora voi capite che per un testo così antico è veicolato un modo di agire e un modo di essere molto profondo e molto spirituale, tipico di questo popolo. Vi leggo qualcosa. Una volta che gli uomini sono uniti come un solo corpo, il coraggioso non potrà avanzare da solo, il codardo non potrà ritirarsi da solo. Questo è il metodo per organizzare un esercito numeroso. E ancora. Perciò non basta legare le briglie dei cavalli e interrare le ruote dei carri. Fai in modo che tutti siano coraggiosi. Il mio capitolo preferito è il capitolo dove parla dei terreni di scontro. Parla di 9 terreni di scontro ed è il più concreto in assoluto e dà indicazioni pratiche quasi. Ma questa è un'opinione del tutto personale, mi piacerebbe sentire le vostre opinioni personali che potete aggiungere nei commenti, oppure qualcuno di voi mi ha anche contattata per chiedermi di fare dei video particolari o di cose particolari che vuole sapere. Benissimo, io allora vi aspetto nei commenti, aspetto le vostre richieste. A breve, se vorremmo parlare veramente di guerra e strategie belliche, vi parlerò delle esercito di Qin e dei guerrieri di terracotta. So che state aspettando altri video, so che state aspettando altre cose, siate pazienti, arriverò a soddisfare tutte le vostre richieste piano piano. Per oggi ho concluso. Se questo video vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!